E infatti vedo Valerio Lundini in posizione con la sua tastiera. Valerio? Sì, mi hanno chiesto di fare una canzone. Ci canti una canzone questa sera? Sì, sì, cioè una canzone, più che una canzone la definirei una canzoncella. Così, perché di che si tratta? È una canzone su un po' che mi ispira un po' gli anni 60, qua alcuni brani che andavano come a livello di testi all'epoca erano più fattibili di adesso, però secondo me è carina, la volevo fare perché l'ho fatta a uno spettacolo l'altro giorno e loro hanno detto falla anche in TV. Se parla di un po' di diversità, no? Parla di questo papà che conosce il nuovo fidanzato della figlia adolescente, ed è un fidanzato un po' particolare. Cioè? Una canzone, mo te la canto, aspetta. Sì. Non c'ha un titolo. Mazza, diciamo malissimo, vabbè. C'è forse qualcosa che fa innesco, vabbè. Dai, facciamo avanti. Se non lo fa, rifacciamo, particolare. Un po' particolare. Io e mamma abbiamo saputo, da poco l'accaduto, un nuovo fidanzato tu hai. Questo nuovo ragazzo, sei forse in imbarazzo, perché non ce lo presenti mai. Mettiamo nero su bianco questa dolce novità. Tu dici cara mamma, lo sai, caro papà, no, non so se questo nuovo boyfriend vi piacerà. Lui viene da lontano, ha un colorito strano, ma un cuore grande grosso lui ha. Non parla molte lingue, ma c'ha il ritmo nel sangue, non è italiano in verità. E non si chiama Johnny, non ha un nome tipo Pierre. Di tutti quanti i nomi di questo pazzo mondo, il mio nuovo ragazzo si chiama Bango Bongo, Bango Bongo, Bango Bongo. Sta con te Lucia, ti ricordi il mio volto? Guardiamo un po' che può essere successo lì. Sì. Funziona meglio, prova un po'. Grazie. Funziona, grazie. No, tieni, rimani pure lì un attimo, così se si rirompe la cosa la tastiera possiamo andare avanti. Che okay, la DI forse. Sì, sì. Riccardo, dimmi. Prosegui. La lasciamo così. Che? No, ma va avanti, qual è il problema? È che è quello, alla fine è un ritmo anche abbastanza già sentito. No, ma viene carino, comunque... Bango Bongo, poi va avanti, dai. Allora, no, grazie. Non c'è, no, la canzone praticamente è una... sempre l'applauso, no, comunque una cosa che non avevo detto, magari se la puntata di oggi è registrata in diretta, non mi ricordo mai, la montiamo, che non ho detto che il pezzo parla di diversità ed è molto attuale perché, ispirandomi agli anni 60 dove c'era molta fantascienza, i fumetti, questo è questo papà che scopre che il fidanzato della figlia è un alieno, un marziano. Alieno? Sì. Ma Bango Bongo come si fa a chiamare alieno? È il nome dell'alieno, degli alieni, non avete mai visto un alieno che si chiama in un altro modo, cioè è l'alieno. È tipo fumetti che si è scritto bang-o, bong-o, punto esclamativo, cancelletto. E la chiudiamo, la faccio tutta. Fai come che. Ricordi tu il mio volto quando è entrato in casa mia? Vi presento Bongo. Lui viene dal cosmo lontano, le parole confondo mentre parlo insieme a lui. No, non ci fate caso se c'ha l'anello attorno al suo pianeta, perché il pianeta suo è fatto così. E ormai il tuo fidanzato si è proprio sistemato a casa mia da 2 settimane. La cucina ormai è un casino, lui mi svuota sempre il frigo e dentro ci sono solo cibo spaziale. Ormai deve andare via, ma un po' mi manca già, perché figlia mia, in fondo non ti nego, è strano averci dentro casa extraterrestre. Bango Bongo, Bango Bongo non sta più con noi, la sua nave, l'astronave lo riporta da quelli come lui, mentre si prepara al viaggio nel paese, nel pianeta suo laggiù, si prepara ad un abbraccio a quelli della sua trigono spaziale Saturno, se ne va via Bongo, se ne torna al cosmo lontano, le parole confondo mentre parlo e mentre piango insieme a lui. No, non ci fate caso se l'italiano non mastica, a lui gli manca la fricativa alveolare, la fricativa labiodentale, la consonante sorda, la sonora e tutte le vocali umane.